A cosa stai pensando? Alla partita o alle festività natalizie? No, no, prima la partita, poi per Natale ci pensiamo dopo. Eh sì, come ogni grande lavoro, prima si arriva alla fine e allora dopo ci si può concedere molto bene, vero? Certo, non lasciamo il lavoro a metà. Bravo, in ogni caso è un bellissimo momento per il Chievo-Verona, no? Sì, sì, no, dobbiamo dire che ultimamente sia a livello di risultati che prestazione possiamo solo che dire che è un bellissimo momento. Allora, abbiamo parlato tanto ovviamente del 100 di Pellissier, abbiamo parlato anche dei 200 tuoi, ma ne vogliamo parlare con te. Che tipo di sensazioni hai avuto? Beh, ero parecchio emozionato, sarò sincero, perché sai, comunque quando ci pensi, 200 comunque è un bel traguardo, nel senso, sì. con la stessa maglia, poi in Serie A... Sono molto orgoglioso di essere riuscito a raggiungere i 200. Ricordo i nostri amici 392 36 18 333 per fare le domande a Nicolai in diretta. Parto subito con la domanda di Renzo, che dice: vorrei sentire la tua sensazione, perché anche per te, come per Sergio, qualche tempo fa sembrava soltanto la panchina la destinazione, e invece sei ancora qui a essere protagonista. Beh, è una bella domanda, nel senso che effettivamente dall'inizio del campionato no, diciamo che non sono stato tanto in campo, e no, sicuramente non è facile, perché comunque sia vogliamo tutti giocare, però bisogna accettare anche le scelte dell'allenatore, che no, cioè comunque sia è per il bene della squadra, quindi anche se tu vuoi giocare bisogna anche essere pronto, aspettare il tuo momento, e devo dire che non è facile comunque sia quando sei chiamato poche magari in causa, essere sempre pronto. Credo comunque che ci sia per te anche l'orgoglio di essere un giocatore molto che si adatta molto, no? Prima hai sostituito Cacciatore, adesso si è fatto male Gobbi, prontissimo, insomma questo è importante. Comunque sempre essere pronti è molto importante per la squadra, perché sapere comunque che nel caso in cui c'è bisogno rispondi sempre prontamente, penso che sia molto importante. Senti, l'anno scorso continuavamo a dire il Chievo di quest'anno ha fatto un salto di qualità, quest'anno avete 3 punti in più allo stesso livello di tempo dell'anno scorso. È un altro salto? No, beh, sicuramente è una crescita. È una crescita. È quello che comunque sia ogni anno cerchiamo di fare. Comunque sia, sapendo sempre che l'obiettivo primario è sempre la salvezza, però più presto ce lo raggiunge, diciamo, e magari cercheremo di togliersi altre soddisfazioni. Però se guardiamo al giorno di oggi, sì, comunque sia è un altro salto. Mi piaceva con te parlare di un tema di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi in trasmissione, perché c'erano degli articoli l'anno scorso, quando il Chievo ha fatto quel periodo un po' più di difficoltà, no? In cui dicevano la difesa ha giocatori troppo vecchi, bisogna mettere giocatori più giovani. Ora, dopo un anno, siete la terza miglior difesa del campionato, e credo che questa sia una cosa che la dice lunga. Sì, no, cioè, siamo... una difesa, una squadra in generale, però sì, possiamo dire una difesa che da tanto tempo che siamo insieme, quindi gli automatismi vengono meglio, poi possiamo dire, per darci un pregio mettiamo che siamo un po' come il vino, invecchiamo, miglioriamo, visto che se siamo la terza difesa del campionato, nonostante l'età, vuol dire che comunque siamo sempre in forma e abbiamo la nostra da dire. Sergio in diretta ci ha detto che lui ha 29 anni, allora se lui ne ha 29 tu quanti ne hai? 18. Sei una giovane promessa. Sì, ho appena esordito allora. Nicolà, ti faccio la domanda che manda Stefano di Modena, che dice: buonasera, complimenti a Nicolà, ovviamente non posso che essere contento per lui e credere che questo Chievo, raggiunta la salvezza, possa davvero pensare di restare stabilmente nella parte sinistra della classifica. Questo devo dire
anche questo è un salto di qualità, penso, di essere dalla parte sinistra. Ripeto, intanto ringrazio per i complimenti e... No, ripeto, prima di tutto la salvezza, perché si sa che i campionati sono sempre strani, quindi più presto metti i punti, diciamo, in cassaforte, poi faremo di tutto per migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, perché fondamentalmente una volta l'obiettivo raggiunto e ce ne mettiamo un altro di obiettivo, è di migliorare, diciamo, il punteggio dell'anno scorso, che sia punteggio in classifica o punteggio semplicemente dei punti alla fine del campionato. Quindi una volta che avremo le punti proprio in cassaforte, ripeto, cercheremo di migliorare quelle che abbiamo fatto l'anno scorso. Giorgio dice: io non so quale sarà il risultato contro la Roma, ma so che sicuramente li farete tanto sudare. Se noi, diciamo, dobbiamo anche approfittare un attimo del buon momento che abbiamo, e sicuramente anche approfittare dell'ora che dopo l'ultima sconfitta magari un attimino sono un po' più giù, cioè di morale, solo, perché di qualità no, neanche bisogna parlarne, però noi andremo lì con le nostre qualità e comunque abbiamo fatto vedere che possiamo dar fastidio a tutti. Se siamo il Chievo degli ultimi tempi, possiamo dar fastidio a tutti. Matteo chiede: visto che l'anno sta finendo, qual è stata la più bella partita di questo 2016 che secondo te ha fatto il Chievo? Difficile scegliere. Per fortuna. Diciamo del campionato? La domanda mi pare che sia nell'anno 2016, quindi valgono anche quelle dell'anno scorso. Sì. Almeno così interpreto. Sì, ma... Facciamo una compilation. Una compilation. Sì, no, ce ne sono delle partite in cui quest'anno possiamo dire comunque sia la vittoria contro l'Inter, e comunque sia di partenza l'Inter è sempre una biga, quindi poter vincere contro di loro è sempre sicuramente una bellissima soddisfazione. Poi ce ne sono che fondamentalmente sono sincero, ce ne sono talmente tanto, ma io parlerò di quel campionato in corso, metto l'Inter e sarò sincero anche il Palermo, perché sì, era una partita un po' speciale per tanti punti di vista, e era anche una cosa che mancava da tempo, la vittoria, quindi sì. Penso sì, io direi Inter e Palermo. C'è adesso la domanda di Lorenzo che dice: tu che sei stato tanto vicino e sei amico di Sergio Pellissier, pensavi di rivederlo titolare? Sì, perché è un gran professionista. È un gran professionista e anche lui, nonostante che si soffre in panchina, perché è inutile nascondere la cosa, perché ripeto, tutti vogliono giocare. È sempre stato in allenamento, è sempre stato pronto, è sempre stato a disposizione, ha aspettato il suo momento, ha lavorato duro per sfruttare quando arriverà il suo momento, e poi ha avuto, e penso che non ci abbiamo nulla da dire, che appena gli è stata data la possibilità, penso che l'ha sfruttata alla grande. E ripeto, e questa è anche una forza del Chievo, che nonostante tutto c'è gente che magari non gioca regolarmente, ma una volta chiamata in causa risponde subito pronto. Domanda di Aldo che dice: dalla tua esperienza e anche dalla tua intelligenza vorrei capire che cosa ha Maran più di altri. Intanto esperto, ti becchi esperto, bello, bravo, intelligente. No, ma dico, confrontare l'allenatore che abbiamo avuto noi o in generale quelli che abbiamo avuto noi? Da quanto ho capito si intende quelli che hai avuto tu, insomma. Sì, perché delle altre sono entrate. È difficile, sì, esatto. il mister, diciamo che sa sfruttare e sa mettere al 100% un giocatore in campo. Cioè riesce a farti dare il 100%.
con magari degli accorgimenti tattici, con tecnici anche, con la disposizione in campo, con i suoi discorsi, e un allenatore che riesce a tirarti fuori veramente il 100%, quindi possiamo dire che quella è la sua dote in più, che riusciamo veramente a esprimersi al massimo, e che non è da tutti, perché c'è sempre, magari dici, in una squadra hai 11 giocatori che vanno in campo con qualità diverse, eppure riusciamo tutti quanti a mettere qualcosa per la squadra al 100%, che sia Meggiorini, che sia Pelissier, che sia Sorrentino, che sia Sardo, che sia chiunque, si riesce a tirare al 100% un giocatore. Penso che questa è una qualità per un allenatore. Certo. Tra l'altro, no, Nicola, penso che possiamo anche dir forte che poi l'allenatore è la prima figura visibile e ovviamente importante, che fa girare tutto, ma una cosa importante del Chievo Verona è sicuramente tutto lo staff tecnico. Il fatto che corriate così tanto, per esempio, ne è una dimostrazione. Sì, no, ma infatti è quello che stavo dicendo, nel senso, quando uno tira fuori il massimo da tutti, e anche questo, comunque ha uno staff alle sue spalle che sono molto preparati, molto, molto, molto bravi, sia a livello fisico che, ma ripeto, anche a livello mentale, che non è sempre facile gestire un gruppo di giocatori, soprattutto, secondo me, un gruppo di giocatori esperti. Domanda di Enrico, vediamo se indovino: le parole meno dolci di Varane sono state quelle dopo Crotone? Ah, beh, sì, fine. Cioè, ma non dirò fine partita, eh? Dirò fine partita, a fine primo tempo. Ah, ecco. A fine primo tempo, più che fine partita, perché beh, nel secondo tempo qualcosina abbiamo cercato di fare, però il primo tempo è stato qualcosa di non buono, non da Chievo, è giusto anche che sia così, nel senso, quando un allenatore non vede la squadra che rispecchia quel che vuole, è giusto che cerchi di scottarla. È stata una partita storta, non per darsi alibi, ma ne abbiamo sempre nell'arco dell'anno delle partite false così, l'importante è che vanno cancellate subito. Nicola, ti faccio l'ultima domanda, te la faccio io, perché vorrei che mi dicessi con quale carica e con quale spirito affrontate la Roma, che evidentemente a quei punti lì è in quella posizione lì, quindi tanto non bisogna dire di questi campioni. No, beh, non bisogna guardare tanto le altre, più che a guardare noi stessi, perché ripeto, se giochiamo come stiamo giocando ultimamente, possiamo dar fastidio veramente a tutti. Perché c'è entusiasmo, c'è corsa, c'è carattere, e anche comunque, se adesso siamo tornati anche al gol con gli attaccanti, questo penso che sia la cosa veramente importante, quando gli attaccanti ci fanno gol, anche lì è una bella cosa a livello morale, per loro ma anche per noi. Poi ultimamente abbiamo preso pochi gol, quindi siamo fiduciosi anche su quel punto di vista, quindi noi dobbiamo andare con lo spirito che siamo andati a Palermo che abbiamo avuto adesso, e poi si vedrà, poi il campo parlerà, ma quelle che dobbiamo fare, non uscire del campo con rimpianti, magari rimpianto di dire non ce l'ho data tutto. Certo. Sicuramente quelle che non si deve fare, quindi noi cercheremo di dare il massimo, poi si sa, il calcio anche stavano per quello, perché non si può vincere, perché no? Ma sicuramente si può anche perdere, quindi su quel vedremo, però lo spirito è di andare lì e cercare di fare una gran partita per festeggiare il Natale, magari, perché no, con una bellissima vittoria all'Olimpico. Penso che questo sarebbe un regalo veramente, penso, bellissimo, sia per i tifosi ma anche per noi. Ah sì, grandissimo, anche perché io ci ho ancora stampato 2 anni fa, quando sono venuto con voi a Roma a fare la radiocronaca, fu l'ultima partita di Corini, quel 3-0, e lì ho un ricordo bruttissimo, sì, di quel ritorno. Sì, lì anche noi comunque è stata una partita che purtroppo non dimenticheremo, però non per il lato buono, però, cioè, ripeto, noi andremo là con la carica giusta di quelle che abbiamo ultimamente, ce la metteremo tutti per togliersi quella soddisfazione. Poi ripeto,
il campo si vedrà, perché comunque sia non bisogna togliere che loro sono un campione veri, cioè nel senso un campione di, sono gente da Champions League, da Europa League, con delle qualità sicuramente maggiore alle nostre, però il calcio si ha fatto anche vedere che delle volte non serve solo essere campione per vincere, quindi noi ci proveremo. Grazie Nicola, in bocca al lupo. Prego, crepi. Ciao. Ciao. Benissimo, era Nicola Fre, qui in esclusiva a Radio Universal. Torniamo tra poco con il nostro Ernesto Kiffer, proprio lui.